Bentornati signori passeggeri, abbiamo appena attraversato l'oceano Atlantico, allacciate bellissimo le cinture perché tra poco atterreremo nella città che non dorme mai, la grande mela, la città dove tutto è possibile. Benvenuti a New York, questa mattina andiamo ad incontrare un nostro connazionale che proprio qui vive e lavora. A lui è capitata una vicenda davvero singolare, ma sarà lui stesso a raccontarcela. Noi abbiamo visto su in rete varie immagini, varie cose, vabbè, non dico altro. È con noi Giovanni Bartocci. Ciao Giovanni. Buongiorno. Buongiorno Benedetta, buongiorno Paolo, buongiorno Italia. Come stai Giovanni? Informissima. Ma sei diventato famosissimo Giovanni. Ma per chi me lo avesse mai detto? Chi me lo avesse? Tra poco spiegheremo perché a chi ancora non ti conosce, a quei pochi che ancora non ti conoscono. Allora, andiamo per gradi. Prima di tutto di cosa ti occupi a New York? Allora, prima di tutto diciamo che io ho un ristorantino molto carino, East Village, seconda Avenue e settima strada, che si chiama Via della Pace, in onore alla Via della Pace di Roma, e di conseguenza diciamo che siamo un ristorantino romano, in primis. Hai avuto altre esperienze come ristoratore all'estero prima di New York, sì, però partito da dove? Da Ronciglione, se lo sbaglio. Allora, io nato a Roma, poi mi sono trasferito a Ronciglione, e all'età di 20 anni ho iniziato il mio girovagare per il mondo. Sono andato prima a Londra, poi ho fatto una piccolissima esperienza a Dublino, sono tornato a casa e poi sono partito per la Big Apple, la città che non dorme mai, come appunto dicevo. Allora, veniamo al sodo. Raccontaci cosa ti è successo qualche tempo fa. Come si suol dire, vai, il classico sogno americano. Diciamo che io ho uno zio che si è trasferito in America tanti anni fa. E un Natale, quando ero piccolo, mi hanno portato in America a trovarlo per passare le vacanze di Natale insieme a lui, per vedere l'America, e un giorno mi hanno lasciato davanti alla televisione e c'era una partita di football americano. Potete immaginare che per me, italiano, abituato con la palla rotonda, tutte le porte, la rete, a vedere uno sport con la palla ovale, la gente che si picchia, dico, ma questi sono tutti tanti colori, coloratissimi, coloratissimo, bravissimo. La squadra era, una era gialla e verde, l'altra era viola. Dico, ma qui è carnevale, non è uno sport. Poi, per tanti motivi, loro si chiamavano Green Bay, io mi chiamo Giovanni Bartocci, sul casco hanno la G, io mi chiamo Giovanni, certo, hanno dei colori che nessuna squadra in Italia ha, quindi potevo tranquillamente portare le loro magliette, le loro cose allo stadio, sono giallo-verdi, certo. E da lì ho iniziato a seguirli, sai, così, tanto da bambino dice io voglio seguire dello sport, del football americano, io seguo i Green Bay Packers. E quindi il tuo sogno era quello di assistere a un Super Bowl? Sì, guarda, onestamente il sogno principale era quello di andare nel loro stadio, che è uno degli stadi più famosi d'America, che appunto si chiama il Lambeau Field, che si trova in Wisconsin. È singolare perché fa molto freddo, fa meno 6 e tutti gli spettatori hanno delle forme di formaggio in testa. Ecco il cinese. E stanno senza maglietta. Poi va bene, io sono riuscito ad andare 2 anni fa a una partita, come da bravo pazzo schizofrenico che sono, mi sono levato la maglietta a meno 9 e quindi sono diventato un Green Bay Packers fan a tutti gli effetti. E l'altro anno sono arrivati nella finale, quindi io dovevo andare assolutamente a vedere la finale. Però sei partito senza biglietto, giusto? Giusto. Come hai fatto a entrare nello stadio? Diciamo che ancora diciamo che ancora c'è un alone di mistico e di fortuna. E quindi non solo sei riuscito ad assistere alla partita, ma al termine della gara sei sceso in campo per festeggiare con i tuoi beniamini. Ho fatto una cosa che tutti gli americani sognano. Cioè? Ho toccato il Lombardi Trophy. È come che vi posso dire, è come se un ragazzo tibetano riesce, tifoso di una squadra di calcio, riesce a toccare la Coppa Campioni e festeggiare insieme ai giocatori. Ma come sei andato giù? Cioè, come hai fatto? Come hai fatto a entrare? Io diciamo che avevo dei pass. Però il nostro savoir-faire, la nostra settima marcia, perché di solito le macchine quelle sportive hanno 6 marce, noi italiani ne abbiamo 7 nel mondo. Perché tu avevi il pass per il Ronciglione Calcio, tu gli hai fatto vedere il pass del Ronciglione Calcio. Per il Ronciglione United, a dire la verità. Ronciglione United, sei entrato alla finale di Super Bowl, vabbè. Sì.
ci vuole una bella faccia, caro. E poi da quel giorno è successo di tutto, ragazzi. Sei diventato un po' la mascotte di tutti i tifosi americani, dei Green Bay Packers. Ma anche, onestamente, devo essere onesto, anche di molte altre squadre che hanno apprezzato il nostro... Cioè, perché poi ho fatto delle riprese che ho messo su YouTube. Sì, sono quelle che abbiamo visto. Sono state cliccatissime. Tutti mi hanno fatto i complimenti. Mi chiamavano il Forrest Gump italiano, oppure The Crazy Italian Packer Fan. Cioè, di tutto. Ora al tuo ristorante che succede? Adesso il mio ristorante, ragazzi, cioè, va fortissimo. Andiamo forte. Comunque il Made in Italy va sempre forte. In più, se ci metti uno spirito, un pizzico di pazzia e di amore, va bene. Pazzia misurata, però, perché appena abbiamo parlato del ristorante sei ritornato molto serio e compunto, devo dire. Sì, purtroppo quella è la vita, quello è quello che ci fa mangiare. Senti, cosa mangiamo una cosina al ristorante tuo stasera? Cosa ci offre il tuo menù? Cucina italiana o americana? No, americana assolutamente no. Italiana, carbonare, matriciane. Senti, pensi mai di tornare in Italia? Sempre. Sei uno Yankee ormai, come fai? No, non so Yankee. Sono un legionario. Insomma, non avresti mai pensato di essere protagonista di una storia del genere con le tue immagini che grazie alla rete girano in tutto il mondo, però la cosa ti dà gioia, dai. Sì, assolutamente, è stata una cosa simpaticissima. Sono stato contattato da una compagnia cinematografica di Las Vegas che vorrebbero fare un film che è molto difficile comunque. Però... Girato nel tuo ristorante? Girato sulla mia storia del punto del Super Bowl. Ho avuto tantissime offerte, la NFL ha fatto un mini film di 8 minuti che hanno mandato in televisione sulla televisione americana. Successo di tutto, ragazzi. Sei famoso, diventato famoso. È andata, bam! Ho svoltato. Hai 10 secondi per salutare chi vuoi, parenti e amici in Italia. Mamma, nonne, The Bronx, Max, Baudo, mezz'ora. Ci vuoi suggerire una canzone italiana? Goccia a goccia di Rizziba, ricordandomi la mia nuotata con i squali balena in Messico. Fantastico. Mi raccomando, il pass Ronciglione United Football Club. Fantastico. Tienilo sempre a portata di mano, perché mi sembra che possa portar bene. Tac. Grazie Giovanni. Ciao. Ragazzi, grazie. Italia fantastica, sempre nel cuore. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. Grazie. Goccia a goccia, sono con noi i Rizziba. Vestita solo di gioia, assuefati alla noia, viviamo così, non li sommersi tutti da scoprire, un cambio graduale. E sia dentro sia fuori, non è facile per mantenere tutto il mio calore. Rompere le acque della casa nostalgia, vedere con i miei occhi e sentire chiare tua parole e suoni, giocando col domani. Magica la luce che disegna le ombre, e magica la mente dove nasce la curiosità di mondo.